E questa volta siamo in linea con Gianluigi Conese, con il suo libro Se tutto andrà bene, che ha ricevuto una menzione speciale che abbiamo creato proprio in questi 2 anni sul tema del Covid, perché è un tema che ha toccato tutti noi. E dobbiamo dire che abbiamo ricevuto al secondo concorso letterario Emanuele Chidini e anche al primo concorso letterario molti libri che riguardavano il Covid, ma il tuo, Gianluigi, in particolare ha colpito. Vuoi raccontarci un po', vabbè, come nasce? Lo sappiamo, nasce nel periodo, ma perché il tuo libro, cosa ha di particolare il tuo libro? Sì, io faccio il comunicatore d'impresa e quindi durante le mie giornate di lavoro, come dire, utilizzo sempre l'emisfero della razionalità perché scrivo comunicati stampa, progetti, relazioni e quant'altro. Durante quel periodo in particolare, la sera non potendo uscire e non potendo, diciamo, darmi ad altro, ho cominciato a far galoppare invece l'emisfero destro che da qualche decina d'anni l'avevo messo un po' a riposo, perché in effetti quando ero ragazzo scrivevo i diari di classe ed era una cosa che mi piaceva molto. Poi per vari motivi ho intrapreso questa professione che ovviamente mi limita un po' dal punto di vista della creatività, della scrittura e quant'altro. E ho deciso quindi di scrivere all'inizio dei piccoli racconti che in quel periodo le testate del territorio, qui in Puglia sono la Gazzetta del Mezzogiorno, Repubblica Bari, il Corriere del Mezzogiorno, pubblicavano, no, i racconti dal Covid. E quindi scrissi per ciascuna di queste testate dei brevi racconti che narravano di storie più o meno d'amore. Che finivano, che si evolvevano durante proprio il periodo del Covid. E dopodiché fondamentalmente ho deciso di incrociare queste tre storie, che poi rappresentano i primi tre capitoli del libro, in una narrazione in cui le storie si incrociano, i protagonisti si incrociano, ci sono, diciamo, delle vicende che poi portano anche il protagonista del libro ad avere a che fare con una vicenda più grande di lui, che riguarda fondamentalmente l'uccisione di un ricercatore cinese, che poi è avvenuta realmente a maggio del 2020. Fu un episodio che forse non tutti ricordano, ma ci fu questo povero ricercatore che fu ucciso a Pittsburgh. Non stiamo spoilerando perché è una cosa che uno va su E Google, degli fatti di cronaca. la trova e quindi. E per vari motivi, questo protagonista del libro, che è un traduttore di lingue orientali e che in quel periodo fa traduzioni di testi scientifici per l'Istituto Superiore di Sanità, si trova davanti un documento scottante che non gli sarebbe dovuto arrivare. E quindi questo povero uomo di mezz'età, barese peraltro, perché poi il libro è ambientato tutto tra Bari, la A Bari, Puglia, infatti. l'Euca, eccetera, si trova con una cosa più grande di lui. Poi la sua storia, diciamo, in quei mesi viene, come dire, funestata da una gravissima forma di Covid, però non diciamo altro. Ecco, diciamo questo. Certo. Poi svegliamo tutto e quindi. Però diciamo che ancora una volta, da quando è arrivato il Covid, in molti di noi ha tirato fuori la creatività, no? Il fatto che ci siamo un po' fermati, che abbiamo trovato forse del tempo in eccesso, no? Ci ha spinto i più creativi a fare qualcosa. E credo che questo debba essere anche il messaggio, no? Quello di non farci sempre schiacciare dagli eventi, ma di chiederci in questo momento che cosa posso tirare fuori di meglio da me, dal tempo che ho a disposizione. E quindi complimenti perché è uscito un libro che ha colpito, insomma, la giuria. Ed è molto valido e interessante. Da quello che ho capito, tu però è un po' che scrivi, non è la tua prima esperienza di scrittura di libri, voglio dire, facevi racconti più che altro. Sì, diciamo che mi sono citato in passato, ma poca roba, con qualche Certo. racconto, con qualcosa, ma effettivamente la scrittura creativa è la prima volta che la metto a Che ti proprio. cimenti. E Sì. quindi dobbiamo ringraziare, non sarebbe mai da ringraziare il Covid, però diciamo che il tempo che ci ha dato per trovare magari noi risorse che in altri tempi non avremmo mai avuto, perché quando No, siamo va bene, oberati aiuto. dalle attività, dal lavoro, dagli impegni,
tu non hai il tempo di fermarti, no, tirar fuori queste cose. Quindi no, questo debba essere un po' l'insegnamento per tutti. Non, quando accadono queste cose, abbiamo sempre due strade, no? Quella di farci schiacciare dagli eventi, riempirci di preoccupazioni, di panico, oppure dire cosa posso fare adesso? Quali sono quelle attività che posso, che avevo tralasciato, magari che posso riprendere in mano, cercare di trasformare proprio le difficoltà in opportunità. Insomma, questo ci hai insegnato con il tuo libro. Sicuramente. Poi molti ricorderanno che in quel periodo, no, gli psicologi di turno dicevano bah, sarebbe bello in questo periodo per ciascuno di noi ritrovare un hobby, ritrovare una passione del passato, perché per un momento avevamo un po' tutti bisogno di svagare la testa, di cercare di pensare ad altro piuttosto che ai morti, alla pandemia. No, è così. E ovviamente ci confinò ognuno nelle proprie case e quindi diciamo cercando di evadere da quel momento. Poi ho provato a metterci anche un po' di ironia, perché veramente sì, era di Covid, ma io certo parlo in una maniera leggera, cioè, diciamo, non solo... Sì, c'è il sole del protagonista che se lo prende in maniera pesante, però poi c'è anche, come dire, il titolo che se tutto andrà bene. Ricorderete che veramente in quel periodo, no, si diceva sempre... Tu no, non c'era il se davanti, allora andrà tutto bene. Esatto. Dopo 2 anni siamo ancora qui, non siamo ancora usciti. Però dai, cominciamo a intravedere un po' la lucina in fondo al tunnel, secondo me. Dai. Però alla fine la lucina dobbiamo accenderla dentro di noi, perché è quello il tema, perché comunque vada... E dobbiamo trovare noi le risorse, no, al nostro, dentro di noi per convivere con qualsiasi cosa accada, no? E questo è un po' il tema. Assolutamente. Bene, grazie davvero di cuore. Sono stato in linea con Gianluigi Conese con il suo libro Se tutto andrà bene. Questo libro lo troviamo su Amazon, lo si trova ovunque, insomma. Se tutto andrà bene, sul tema del Covid. Bene, grazie, grazie di cuore. Complimenti Presto. per la vostra iniziativa, davvero meritevole. A presto. Grazie, grazie.